Ti amo tantissimo. Qualche sera fa a tutti è stato ricordato quanto fortunato io sia. Malia e Sasha, siamo molto orgogliosi di voi. And yes, you do have to go to school in the morning. Eh sì, dovete andare a scuola domani. Joe Biden. Joe Biden, grazie per essere stato il migliore vicepresidente che avrei mai potuto sperare. Per essere stato un amico forte e leale. La candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. La prima volta che mi rivolsi a questa convention nel 2004 ero più giovane. Un senatore dell'Illinois che parlava di speranza. Non c'è ottimismo, ma la speranza dinanzi alle difficoltà, dinanzi alle incertezze. Questa fede nel futuro che ha portato avanti questa nazione anche dinanzi ad ostacoli molto grandi, anche quando la strada e il cammino è lungo. 8 anni dopo questa speranza è stata messa alla prova dal costo della guerra, da una delle peggiori crisi economiche della storia, da una situazione politica in cui si pensa sia ancora possibile affrontare le sfide del nostro tempo. Io so che le campagne possono sembrare piccole, a volte anche stupide, cose banali che diventano grandi distrazioni, i grossi problemi diventano dei filmati. Tutto viene basato sui soldi, sugli spot pubblicitari, ma se siete stanchi e sentite a provare questo messaggio, beh, non lo sono anch'io. Ma quando prenderete la scheda elettorale avrete di fronte la più importante scelta della vostra vita. Nei prossimi anni saranno prese importanti decisioni a Washington sull'occupazione, sull'economia, sulle tasse, sul deficit, energia, istruzione, guerra e pace. Decisioni che avranno un impatto enorme sulla nostra vita e sulla vita dei nostri figli per i prossimi decenni. E su tutte le questioni la scelta che dovrete affrontare non è soltanto tra due candidati o due partiti, sarà una scelta tra due diverse strade per l'America, una scelta tra due visioni fondamentalmente diverse per il futuro. La nostra è una lotta per ripristinare i valori che hanno costruito la più grande classe media e la più forte economia che il mondo abbia mai conosciuto. I valori
che mio nonno, mio nonno credeva, i valori che hanno fatto lavorare mia nonna nella catena di montaggio, sapevano di far parte di qualcosa di più grande di loro, una nazione che ha trionfato sul fascismo, sulla depressione, una nazione in cui le aziende più innovative hanno prodotto i migliori prodotti nel mondo e tutti hanno condiviso l'orgoglio e il successo dell'ufficio, del manager alla catena di montaggio. I miei nonni hanno avuto la possibilità di andare al college, se la sono conquistati da soli. Con la promessa che il lavoro avrebbe ripagato, la responsabilità sarebbe stata gratificata, tutti avrebbero avuto un'opportunità, e tutti avrebbero giocato con le stesse regole, la strada, la Washington, Wall Street. E io mi sono candidato alla presidenza perché vedevo che tutto questo ci sfuggiva via. Io ho cominciato la mia carriera, aiutando le persone a nome in difficoltà in cui troppi posti di lavoro venivano delocalizzati nel 2008. È passato, abbiamo visto in cui nel periodo in cui gli stipendi diminuivano e i debiti si accumulavano per pagare la benzina, per pagare da mangiare, per pagare il college. Poi quando c'è stata la grande recessione, milioni di innocenti americani hanno perso il lavoro, hanno perso la casa, i loro risparmi, i risparmi di una vita, una tragedia per cui stiamo ancora lottando per riprenderci. I nostri amici a Tampa, alla convention repubblicana, erano più che felici di parlare di tutte le cose che pensano siano sbagliate dell'America, ma non ho avuto molto da dire su come cercare di rimediarle queste cose. Vogliono il vostro voto, ma non vogliono che voi sappiate qual è il loro. In modo che mi sfuggano, le faccio anche un po' di riprese. Per il vostro paese, per quanto riguarda la manifattura, l'istruzione, l'energia, la sicurezza nazionale, il deficit, piani conseguibili che possono portare a nuova occupazione, più opportunità per ricostruire questa economia su basi più solide. Questo è quello che possiamo fare nei prossimi 4 anni e questo è per questo che io mi candido per un secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti. Dopo 10 anni è finito quello che facevamo e andavamo in prestito, adesso torniamo alle cose fondamentali, siamo ritornati a produrre le cose, a fare le cose. Io ho conosciuto operai di Detroit, di Toledo, che temono che non costruiranno più un'altra macchina americana. Oggi invece riescono a farlo perché abbiamo reinventato un'industria automobilistica che è ritornata in cima al mondo. Io ho lavorato con leader aziendali che stanno riportando in America l'occupazione, non perché i nostri operai prendono meno soldi, ma perché noi facciamo prodotti migliori, perché noi lavoriamo di più e siamo più bravi di chiunque altro. Aziende a vendere più merci a milioni di altri nuovi clienti. Merci recano la scritta con orgoglio Made in America. E dopo un decennio di declino, questo paese ha creato oltre 500.000 di posti di lavoro manifatturieri negli ultimi 2 anni e mezzo. E adesso voi avete una scelta. Potete avere altri sgravi fiscali per le corporation che delocalizzano all'estero, oppure possiamo gratificare le aziende che addestrano nuovi posti di lavoro e creano posti di lavoro qui negli Stati Uniti. Possiamo aiutare le grandi aziende e le piccole aziende a raddoppiare le proprie esportazioni. Se noi sceglieremo questa strada potremo creare 1 milione di nuovi posti di lavoro manifatturieri nei prossimi 4 anni. Potete farlo voi, siete voi che potete scegliere questo futuro. Potete scegliere la strada in cui possiamo fidarci più della nostra energia. Dopo 30 anni in cui non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto sì che la metà del prossimo decennio le macchine
e i camion consumeranno molto di più. Abbiamo raddoppiato il nostro uso delle energie rinnovabili, milioni di americani hanno posti di lavoro perché con le turbine eoliche. Nell'ultimo anno abbiamo ridotto l'importazione di petrolio di 1 milione di barili al giorno, più di qualsiasi altra amministrazione nella storia recente, e oggi gli Stati Uniti d'America sono meno dipendenti dal petrolio estero di qualsiasi altro periodo degli ultimi 20 anni. Quindi adesso potete scegliere tra una strategia che inverte questo progresso oppure una che le fa tesoro. Noi abbiamo aperto milioni di acri per le esplorazioni del petrolio, ma ne faremo di più, ma a differenza del mio avversario non metterò in pericolo le nostre coste oppure andrò a fare sgravi fiscali, andrò a penalizzare i nostri contribuenti per favorire questa corporation del petrolio. Noi offriamo una strada migliore, un futuro in cui noi continuiamo a investire nel solare, nell'eolico, nel carbone pulito, in cui gli scienziati producono nuovi combustibili per le nostre macchine, camion, con aziende, case che consumano meno energia, in cui sviluppiamo gas naturali che si trovano meno energia. Se sceglierete questa strada, noi potremo ridurre le nostre importazioni di petrolio della metà nel 2020. Sostenere oltre 600.000 nuovi posti di lavoro soltanto con il gas naturale. E sì, il mio piano continuerà a ridurre l'inquinamento che colpisce il nostro pianeta, perché il cambiamento climatico non è una cialtroneria, non è una falsità. Ci sono le siccità, i tornado, queste sono una minaccia per il nostro futuro. In questa lezione potete fare qualcosa al riguardo. Potete scegliere un futuro in cui i più americani hanno la possibilità di avere le capacità di cui hanno bisogno per competere, indipendentemente dall'età, dai sogni che hanno. L'istruzione è stata la porta per l'opportunità per me, è stata la porta per Michelle, è stata la porta per gran parte di voi. E adesso, più che mai, è la porta per la vita della classe media. Per la prima volta in una generazione, quasi ogni Stato ha risposto al nostro appello aumentando lo standard dell'insegnamento e dell'apprendimento. Alcune delle peggiori scuole del paese hanno migliorato moltissimo in matematica, nella lettura. Milioni di studenti adesso pagano meno per il college oggi, perché noi finalmente abbiamo assunto un sistema che sprecava milioni di soldi dei contribuenti a favore delle banche. E adesso voi potete scegliere. Noi possiamo decidere che negli Stati Uniti d'America nessun bambino deve avere rimandati i propri sogni perché la propria scuola è fatiscente, oppure nessuna famiglia deve rinunciare al college del figlio perché non ha i soldi, nessuna azienda deve cercare i lavoratori fuori dall'America perché non riesce a trovare qualcuno con la giusta qualifica qui in patria. Questo non è il nostro futuro, questo non è il nostro futuro. Un governo ha un ruolo da svolgere in questo senso, ma gli insegnanti devono ispirare, i principi devono guidare, i genitori devono instillare una fame di apprendimento, gli studenti, voi dovete fare il vostro lavoro. E insieme io vi prometto che noi potremo superare in istruzione qualsiasi altra nazione sulla Terra. Aiutatemi a reclutare 100.000 scienziati insegnanti in 10 anni e migliorare l'istruzione dei bambini. Aiutiamo a 2 milioni di lavoratori ad avere le qualifiche che possano portare direttamente a ottenere un posto di lavoro. Aiutateci a collaborare con le università per ridurre della metà i costi dei tutor. Noi questo obiettivo lo possiamo raggiungere insieme, potete sceglierlo questo futuro voi per l'America. E questo è il nostro futuro. In un mondo di nuove minacce e di nuove sfide,
Voi potete scegliere una leadership che è stata messa alla prova ed è stata consolidata. 4 anni fa io promisi di porre fine alla guerra in Iraq. L'abbiamo fatto. Promisi di riconcentrarmi sui terroristi che ci avevano attaccato l'11 settembre. Lo abbiamo fatto. Abbiamo bloccato i talebani in Afghanistan e nel 2014 la nostra più lunga guerra sarà terminata. Una nuova torre si erge sul profilo di New York. Al-Qaeda sta per essere sconfitto e Osama Bin Laden è morto. Stasera noi rendiamo omaggio agli americani che ancora servono in pericolo. Noi saremo sempre in debito con una generazione che si è sacrificata. Quel sacrificio ha reso più sicuro e più rispettato il nostro paese. Noi mai li dimenticheremo. E finché io sarò comandante in capo, noi sosterremo il più grosso esercito che il mondo abbia mai conosciuto. Quando vi toglierete l'uniforme, noi vi serviremo bene come voi avete servito noi, perché nessuno delle persone che ha combattuto questo paese, per questo paese, deve combattere per un posto di lavoro quando torna a casa. In tutto il mondo noi abbiamo rafforzato tutte le alleanze, abbiamo forgiato nuove coalizioni per interrompere la diffusione di armi nucleari. Abbiamo riasserito il nostro potere in Nord Pacifico, dalla Birmania alla Libia, al Sudan meridionale. Abbiamo portato avanti i diritti e le dignità di tutti gli esseri umani, uomini e donne, cristiani, musulmani, ebrei. Nonostante tutti i progressi compiuti, rimangono dei problemi nei confronti dei terroristi, come le sue ospedità. I paesi europei devono essere contenuti. Il nostro impegno nei confronti della sicurezza di Israele deve rimanere intatto, così come la nostra ricerca della pace. Il governo iraniano deve far fronte a un mondo unito contro le condizioni nucleari. Le sfide storiche del mondo arabo devono essere definite non dal paradigma di un dittatore degli estremismi, ma dalle aspirazioni della gente comune che vuole gli stessi diritti che ce la abbiamo noi oggi. E quindi noi adesso possiamo scegliere. Il mio avversario e il suo vice sono nuovi unificazioni. Tutto quello che abbiamo visto e sentito ci voglio riportare a un'era passata. Ci dice come finire la guerra in Afghanistan, e glielo ho detto e lo farò. E mentre il mio avversario spenderebbe più soldi nella apparecchiatura militare, i nostri militari neanche vogliono, io spendo più soldi che non si utilizzano più per la guerra, per pagare il debito e per riportare a lavorare altre persone, per costruire ponti, strade, scuole, perché dopo due guerre che sono state migliaia di vite, milioni di soldi e il momento di costruire la nazione proprio qui in America. Potete scegliere un lavoro in cui noi riduciamo le ricette senza dover fare.
trasformare il sistema fiscale in modo che sia semplice, equo e pieno di famiglie più ricche di pagare più tasse, soprattutto per coloro che guadagnano più di 150.000 dollari, che è una società liquida sotto Cristo, senza economia, che ha creato 23 milioni di nuovi posti di lavoro, il grosso sussulto della storia. Sono pronto a raggiungere un accordo sulla base di un accordo della Commissione. Nessuno ha il monopolio della saggezza, nessuna democrazia funziona senza compromessi. Io voglio che questo si faccia e lo possiamo fare. Ma quando il governatore Romney e i suoi amici del Congresso ci dicono possiamo ridurre il deficit spendendo altri trilioni di dollari con gli sgravi fiscali per i ricchi, come la chiama Benvenuto? La fate voi l'aritmetica, la matematica. Io rifiuto di continuare così, perché sarò presidente, non lo farò mai. Io rifiuto di chiedere alle famiglie della classe media di ridurre le proprie deduzioni per far crescere i propri figli, per pagare un altro sgravio fiscale per i milionari. Io mi rifiuto di chiedere agli studenti di pagare di più per il college o per togliere i figli da programmi di assicurazione o agli anziani disabili. Questa cosa non ha senso. Mai trasformerò il Medicare in voucher. Nessun americano dovrà spendere i propri anni migliori alla mercé delle società di assicurazione, dovrà andare in pensione con la dignità che si sono conquistati. Sì, riformeremo e rafforzeremo il Medicare a lungo termine, ma lo faremo riducendo il costo della sanità, non chiedendo agli anziani di pagare migliaia di dollari in più. E noi manterremo la promessa della previdenza sociale facendo i massi responsabili per rafforzarla, non per riaffidarla a Wall Street. Questa è la scelta che ci troviamo dinanzi adesso. Queste sono le elezioni, quello che si gestiscono le elezioni. Ci è stato detto da nostri avversari ripetutamente che i grossi sgravi fiscali per normative sono l'unico modo. Nel momento che il governo non può fare tutto, non deve fare quasi niente. Se non si può permettere un'assicurazione sanitaria, spera di non ammalarsi. Se un'azienda emette inquinamento e rispetto ai suoi figli, è preso nel progresso. Se non potete permettersi di avviare un'attività o andare a fuori college, seguite il consiglio del mio avversario, prendete in prestito i soldi dai genitori. Sapete una cosa? Noi non siamo così. Questo paese non è così. Come americani noi siamo convinti di avere il dono della creatività, diritto inalienabile che nessun uomo, nessun governo ci può portare via. Noi insistiamo sulla responsabilità personale, noi celebriamo l'iniziativa individuale. Non abbiamo il diritto al successo, ce lo dobbiamo conquistare. Noi adoriamo i sognatori, gli imprenditori, quelli che assumono i rischi, che sono stati la forza motrice dietro il nostro sistema di libera iniziativa. Che ci ha dato la prosperità maggiore che il mondo abbia mai conosciuto, ma crediamo anche in qualche cosa che si chiama cittadinanza. Cittadinanza è una parola che è il cuore della nostra fondazione, che è l'essenza della nostra democrazia. L'idea che questo paese funziona soltanto quando accettiamo alcuni obblighi nei confronti degli uni degli altri e delle future generazioni. Noi crediamo che quando che un'azienda funzioni meglio, quando un amministratore aiuta un operaio a comprarsi la macchina. Thank you.
Noi crediamo che una bambina a cui viene offerto un modo per uscire dalla povertà possa diventare una Steve Jobs del futuro, o la Presidente degli Stati Uniti, o una grande scienziata. Noi abbiamo potuto dare a questa ragazzina questa opportunità. Sappiamo che le chiese possono fare la differenza rispetto a un programma di povertà. Ci sono persone che rifiutano di aiutarsi, non vogliamo neanche aiutare le banche che violano le regole. Non pensiamo che il governo possa risolvere tutti i nostri problemi, ma non pensiamo che il governo sia la fonte di tutti i nostri problemi. È nostra, noi, popolo, riconosciamo di avere una responsabilità, dei doveri così come diritti, i nostri destini sono vincolati, una libertà senza un impegno nei confronti degli altri, senza amore, senza carità, senza un dovere, senza patriottismo, non è degna dei nostri ideali fondatori, di coloro che sono morti nella loro difesa. Come cittadini, noi capiamo che l'America non è quello che si può fare per noi, ma quello che si può fare da parte nostra, insieme, attraverso il lavoro frustrante e necessario dell'autogoverno. Ecco quello in cui crediamo. Le elezioni 4 anni fa.